Bentornati! Nel video di oggi parliamo di Perfect Blue di Satoshi Kon. Come ho già detto in un altro video dedicato a lui, saremo di sicuro tornati a parlare di Satoshi Kon e dunque eccoci qui. In questo video però vorrei tentare un altro approccio e aprire una piccola rubrica dedicata esclusivamente alle tecniche di regia adottate dai registi per le loro opere. Se in Adaptation mi sono occupato di sceneggiatura, qui vorrei approfondire l'aspetto unicamente visivo della tecnica di un regista. È ormai saputo e risaputo che Kon sia stato influente per grandi registi come Aronofsky o Nolan, ma io vorrei provare a considerare la cosa dal lato opposto. In altre parole, da cosa si è fatto influenzare Kon? Per poterlo capire è fondamentale partire da un'altra domanda. Che cosa ci chiede di fare Kon quando guardiamo i suoi film? O messa in altri termini, come intende il cinema Satoshi Kon? La risposta è molto semplice. Per Kon, il cinema è sguardo. Di conseguenza diventa fondamentale interrogarsi su tutte le condizioni di possibilità dello sguardo umano. In questo senso Satoshi Kon può essere considerato come un grandissimo produttore di immagini. Ma la domanda sorge spontanea. Da dove prende spunto Kon per creare le sue immagini? La risposta è molto semplice. Dalla realtà e dal cinema stesso. Kon aveva un grandissimo amore per il cinema e quella rara delicatezza che appartiene solo a chi capisce la differenza che passa fra influenza e citazione. Kon si faceva ispirare dal cinema di cui si nutriva, senza il bisogno però di citarlo a ogni occasione. Certo, nel suo cinema ci sono delle citazioni piuttosto esplicite che lo spettatore coglie con facilità, come per esempio la famosissima parata di Paprika. Ma non è di questo che sto parlando. Le citazioni sono un gioco delle parti e quasi sempre non servono per provare a capire come ragiona un regista. Se si vuole capire il cinema di Kon, è necessario fare l'esperimento di provare a ragionare come lui. In altre parole, farsi la domanda: come scelgo di raccontare la mia storia? A questa domanda Kon rispondeva attraverso la lezione appresa dai grandi maestri che l'hanno preceduto. E in questo Perfect Blue dimostra di essere un film maturo, che dà prova della grandissima consapevolezza linguistica e tecnica di Kon. Prendiamo la scena iniziale. Kon sceglie di non mostrare subito Mima, e la prima volta che la vediamo è di sfuggita nel suo camerino. Le prime volte in cui abbiamo davvero l'opportunità di vedere il suo viso non è per via diretta, ma attraverso le sue immagini riprodotte su poster e volantini. Per Kon il cinema è una cornucopia, un vaso fatto di immagini che contengono altre immagini. Poi, quando finalmente la vediamo, Mima è dietro le quinte in attesa che cominci lo spettacolo. Kon opta per un'inquadratura di tre quarti e di spalle, in modo che la sua espressione ci resti nascosta e la sua tensione soltanto intuibile. È un'inquadratura tipica per le situazioni di questo tipo, perché fornisce allo spettatore giusto un suggerimento della tensione emotiva che prova il personaggio. Qualcosa di molto simile può essere visto anche in un grande classico come Scarpette Rosse. La situazione è identica. Ovviamente Kon non sta citando. La questione è molto più semplice. Situazioni simili richiamano inquadrature simili. Successivamente Mima entra in scena, ma ancora non abbiamo il tempo di conoscerne l'espressione. Al contrario, quel privilegio spetta per primo soltanto al pubblico. All'inizio del film Mima è ancora una idol amata da tutti. Il suo pubblico sta davanti a lei, mentre lo spettatore del film è in qualche modo soltanto un intruso. È un tipo di inquadratura di rottura, perché esclude lo spettatore da un rapporto privato fra il personaggio e il suo interlocutore. Una cosa che può essere vista, per esempio, anche in un film come La Fontana della Vergine, dove Bergman vuole enfatizzare proprio il rapporto privato fra attore e Dio, e lo fa escludendoci scenicamente da quella conversazione. In questo momento Mima è al centro esatto del frame. E fateci caso, è una situazione che si ripeterà per tutto il film, ma soltanto quando Mima è in veste di attrice o di idol. In quei casi Kon la mette al centro dell'inquadratura, come fosse una figura liturgica degna di adorazione, una dinamica tipica del rapporto fra star e fan. Al contrario, quando Mima è nel privato, la vediamo spesso decentrata, o inquadrata in modo obliquo, e molto più piccola nello schermo. E in effetti, nonostante sia una figura pubblica, Mima è colta in molti momenti di intimità. È in questi passaggi che abbiamo modo di interrogarci su cosa provi davvero. Quando Mima è in metro e ascolta le cuffie, per far percepire allo spettatore l'isolamento che prova, Kon si fa aiutare dalla regia. Usa il montaggio parallelo, così da farci capire che cosa succede nella sua testa. Per rimarcare il rapporto fra pubblico e privato di Mima,
Kon usa spesso soluzioni di regia atipiche, come quando Mima, vestita in modo casual, passa davanti alla camera e ricompare vestita come Cham. Campo contro campo diventa pubblico-privato. È il mezzo che diventa messaggio. Ma la mia soluzione di montaggio preferita a proposito del rapporto fra vita pubblica e privata di Mima è il raccordo di inquadratura in cui la vediamo mentre si tuffa su un letto. Mima è più dotata per fare l'attrice che non l'idol. È una soluzione uguale a quella usata da Mike Nichols nel Laureato, in cui una scelta simile serve per mettere in scena la dimensione dell'amore proibito del protagonista, Ben, che si tuffa nelle braccia della signora Robinson. Qui però Kon va oltre, e la scena prosegue con una carrellata all'indietro, che ci mostra che non siamo ancora nel privato di Mima. Era tutta un'illusione. Ogni immagine ne contiene sempre un'altra, ed è impossibile stabilire dove inizi la realtà e dove la finzione. E qui entra in gioco uno degli aspetti più interessanti delle scelte di regia di Kon, ovvero il voyeurismo. Se il suo cinema è un interrogativo sulle possibilità dello sguardo, Kon è convinto che la modalità di osservazione più controversa di tutte sia lo spionaggio. Usare il cinema come strumento per interrogarsi sul voyeurismo rimanda a una tradizione che risale almeno ad Alfred Hitchcock. Ma Kon, pur usando la lezione appresa, aggiunge un elemento molto interessante all'interno del suo cinema. Se nel caso di Hitchcock e di altri grandi registi spiare è un gesto clandestino, per Kon viviamo in un mondo in cui le cose non stanno più così. L'atto di spionaggio è ormai un'attività legittima e vidimata dalla collettività. Ormai siamo tutti degli spioni. Ciò non toglie che Kon continui a vederci del marcio, e per capirlo basta pensare alla maniera in cui sceglie di mostrare lo stalker di Mima. Solitamente uno spione o uno stalker viene ritratto da un luogo nascosto e spesso privato, come la camera del proprio appartamento. Ma come dicevamo, Kon è prima di tutto un rielaboratore di immagini, sempre alla ricerca dell'immagine nuova però. Nel suo caso, lo stalker è mostrato in mezzo alla gente, alla luce del giorno. Eppure non mancano indizi chiari e non fraintendibili per far capire che quello che fa è un atto proibito. Kon mostra sempre lo stalker semi-nascosto o mettendo un oggetto fra lui e la camera, come una libreria, le porte dell'ascensore che si chiudono, oppure lo mette in penombra, o, come nel mio caso preferito, sceglie un POV per poi usare lo sfocato in modo da simulare la concentrazione di chi si stia focalizzando sull'oggetto del suo spiare. Ma alla fine, la regia di Kon in Perfect Blue si riduce al mettere in scena il dramma interiore di Mima e la scissione della sua personalità. Mima è in un rapporto conflittuale con se stessa e col suo passato, e questo frazionamento psichico si ripercuote nei giochi di schermi che Kon propone. Alla fine, però, Kon opta per il far ritrovare a Mima una forma di redenzione. Come nel caso dei grandi classici, redenzione significa autoaccettazione, e in termini puramente visivi, significa la capacità di guardarsi allo specchio senza provare vergogna. Una lezione che sia Kon che Mima mettono in pratica alla perfezione.